Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete non sono solo, ma prima di passare alle presentazioni, che sono anche alcune delle domande a cui devo rispondere, vi dirò che questo video tag è in collaborazione con WendyB Channel. Troverete il suo canale e, con le giuste possibilità, spero anche il suo video in descrizione. Questo tag è stato pensato da entrambi prendendo in considerazione le domande del classico tag Il mio amico peloso e aggiungendone altre. Prima di iniziare però vorrei fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno commentato il video precedente e in particolare a Massimiliano Vecchi Urbex, di cui troverete anche il commento messo in evidenza, passate dal suo canale, grazie. No, sono molto contento perché sono circa 2 anni che non facciamo un video insieme a questa signorina che voi vedete un po' poco. Ma non perdiamo altro tempo e passiamo alle domande. Come si chiama? Questa signorina si chiama Freya. Che animale è? E di che razza è? È una bastardina frammisto tra barboncino e shih tzu. Da quanto tempo ce l'hai? Freya è con me dal 14 marzo del 2015. Come l'hai avuta? Faceva parte di una cucciolata che doveva andare in adozione. Lei era l'ultima rimasta, erano già tutti piazzati e l'ho presa io. Quanti anni ha? Freya ha compiuto 4 anni il 23 gennaio. Racconta qualche sua stranezza. Non sopporta mangiare al buio. Cosa significa per te il rapporto con lei? Io l'ho presa fin dal primo momento come una figlia, fin da quando mi è stata messa in braccio. Un avvenimento che vi spiegherò dopo ha sviluppato un istinto materno fortissimo anche nei miei confronti, quindi con il tempo è diventata un po' una sorta di figlia mamma molto protettiva nei miei confronti, sempre di più con la crescere dell'età, ma non ve lo dico subito perché è anche la risposta a una domanda. Quali sono i momenti più belli con lei? Il momento più bello con lei è sicuramente l'inverno, perché soffre il freddo, quindi mi cerca proprio fisicamente per dormire vicini e ci abbracciamo un po' come fanno le mamme e i papà con i bambini piccoli e dormiamo abbracciati. Lei a volte rimane tutta la notte, a volte no, secondo quello che ha voglia di fare. La sua cosa preferita? Allora, non ha cose preferite a livello di giocattoli, però le piace molto la pizza. Che soprannome ha? Credo che il suo soprannome principale, a motivo dell'istinto materno che le si è sviluppato nel tempo, è Mamma Freya, oppure Mammina a volte, c'è chi la chiama anche Mammina, proprio perché ha un istinto materno veramente esagerato per un cane. Cosa non ama? Allora, non ama, vabbè, come dicevo prima, mangiare al buio, ha paura delle sedie, anche se non ha mai ricevuto sedie in testa, ha paura delle grate, anche se non è mai caduta da una grata. E basta, credo. Quali sono le parole che riconosce? Freya? Ora fa finta di non sentirmi. Una parola era questa. Poi riconosce, andiamo. La pappa? No? Vieni? Queste. Il ricordo più triste. Il ricordo più triste l'ho avuto indirettamente, per fortuna, perché a volte mi danno una mano a portarla a spasso, in quanto io con il montascale non posso scendere quanto voglio. Quando aveva 9 mesi, appunto, è stata morsa da un cane di grossa taglia sul tartufetto, e
L'impatto iniziale che c'è? Sì, abbiamo quasi finito, dai. L'impatto iniziale è stato abbastanza spaventoso perché gli hanno visto il sangue uscire proprio dal naso. Invece poi alla fine se l'è cavata con un punto di sutura messo per precauzione dal veterinario, adesso non si vede neanche più niente. Siccome non si vede nulla, metterò oltre alla foto di copertina magari una foto sua, se non riuscite a vederla nemmeno un po'. Passiamo invece al ricordo più bello, l'altra domanda. Il ricordo più bello per me è stato senza dubbio il momento in cui me l'hanno messa in braccio. Appena salito su a casa ho fatto una foto, ma prima ancora di questo c'è da raccontare che faceva freddissimo nonostante fosse il 14 maggio e marzo, per cui la signora che me l'ha data la tenevo nel cappotto, poi me l'ha messa in braccio e lei si è addormentata perché ha capito subito che era a casa. Sì, adesso. È golosa? No, non è golosa, al contrario è molto schizzinosa, a parte per quanto riguarda la pizza. Sì, è gelosa? Sì, è molto gelosa di me, però se vede che si può fidare mi lascia fare tutto, baci, abbracci, tutto quello che volete. Ha avuto figli cuccioli? Ti vuoi alzare? Alzati. Sì, ha avuto figli. Non giudicatemi, non fatevi bannare, non insultate. Io in realtà volevo farlo una sola volta. Poi non so come, ma è successo due volte. Allora, in totale sono stati 11 in due gravidanze. Però ne sono morti praticamente 1, 2, 3, 4, 5. Ne sono morti 5. Gli altri sono stati... due sono stati adottati in altre famiglie e 4 sono rimasti qui. Ragazzi, non ce la fa più. Continuo da solo. Eccomi qua ragazzi, l'ho fatta scendere che non ce la faceva più. Stavamo dicendo, consiglieresti un amico peloso a qualcuno? La risposta è sì, però ascoltatemi. Però se dovete fare come certa gente di cui sento che vada negli allevamenti piuttosto che nei canili, poco cambia. A dire, ma se andiamo in vacanza si può portare, è un problema, ma se dobbiamo essere fuori per il fine settimana è un problema. Se vi dovete fare questi interrogativi, aspettate che lo prenda qualcun altro. Prima che qualcuno mi assalga, ho dimenticato di dire prima che dopo le due gravidanze ovviamente è stata opportunamente sterilizzata. Il video tag finisce qui. Io ho pensato a chi da gare, mi è venuto in mente un nome di una ragazza che seguo tantissimo, che si chiama Larò, scritto con l'hashtag. Probabilmente le invierò questo video in direct su Instagram, che è il contatto migliore che io potessi avere con lei, chiedendole se ha voglia di farlo, menzionando me e Wendy, di cui sottolineo che troverete video e canale nel box informazioni. Per chi ha avuto la santa pazienza di arrivare alla fine del video, anche se probabilmente vi farò un post su Instagram anche questa sera, la sera in cui giro il video, vorrei, siccome manca pochissimo ai 200 video, se ci riesco, non so se ad agosto o a settembre, per i 200 video fare un I Call You. Cos'è l'I Call You? È un video in cui vi chiamo a sorpresa con l'anonimo. Cercherò di scegliere un orario che non sia troppo presto ma nemmeno troppo tardi, dove più o meno tutti potessero essere a casa. Ovviamente per la vostra privacy non vi chiedo di lasciarmi il vostro cellulare nei commenti nel modo più assoluto. Potrete scrivermi in direct su Instagram all'indirizzo truecolorsyt.
piuttosto che sulla pagina Facebook True Colors, che trovate sempre in descrizione. Se quelle due o tre persone di YouTube delle quali ho già il numero volessero partecipare a questo speciale I Call You, voi non c'è bisogno che mi date il numero perché già ce l'ho. Digiterò il vostro numero seguito da cancelletto 31 cancelletto in un giorno a caso per farvi la sorpresa, e al 200° video vedrete tutto pubblicato. Io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Ringrazio tantissimo Wendy, con cui era da un anno almeno che volevo fare questa collaborazione, quindi passate sul suo canale. Ringrazio ancora Massimiliano. Se non siete iscritti, iscrivetevi, attivate la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo al prossimo.